la gente deve pagare troppe tasse, troppe bollette con aumenti pazzeschi, quindi... Senta, da sempre venire al mercato significa risparmiare qualcosa, è ancora così? Ma risparmiare al mercato si risparmia e si prende pure qualità, non è questo, però la gente non c'ha soldi. Carrello della spesa, bollette, carburante continuano a rappresentare un tempo di grave preoccupazione per famiglie e imprese. L'ultimo provvedimento del governo, decreto aiuti quater di 9,1 miliardi, sembra non avere particolarmente suscitato entusiasmo. Io vendo fiori naturalmente, diciamo che è un prodotto non di prima necessità, è un prodotto che si vende al momento giusto, che quando serve. Ecco. Il problema importante è che sì, aumenta la luce, aumenta il gas e la benzina, insomma, le cose più principali che si usano, aumenta il pane, però gli stipendi com'è? Restano bloccati. Se in tempo di precrisi i mercatini rionali rappresentavano un luogo dove risparmiare sui numerosi prodotti, oggi, a fronte della crisi, con l'aumento dei costi della produzione e della riduzione delle presenze dei clienti, è sempre più difficile per i commercianti tenere prezzi vantaggiosi. La crisi perdura, ma i cittadini sembrano non disperare. Cerchiamo di andare avanti. Cerchiamo di combattere questa crisi, cerchiamo di combattere il settore cinesi, centri commerciali e un poco di tutto. Ci facciamo un giro e senza spendere niente. Come si fa ad andare avanti? Stringere un po' la cinghia, come si dice, anche se poi alla fine si mangia lo stesso, no? Fiducia nel governo? In quello sì, speriamo. Una donna a carico... A me piace, poi vediamo, è una cosa diversa. Lei va a scuola? No, io lavoro. Sì. Già quello è un privilegio. Sì, 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 sì. Quindi c'è fiducia nel futuro? Sempre, la speranza è l'ultima a morire, se non c'è quella...